La situazione è, ahimè, sempre più complessa, però in questa crisi di mercato stanno venendo fuori tanti nodi al pettine. In questo video andremo ad analizzare un articolo, a mio avviso, un pochino controverso. Disclaimer, non voglio fare del complottismo, però diciamo che dall'altra parte ci si impegna. Andiamo a vedere di che cosa stiamo parlando. In particolare, vi anticipo che parleremo di Ethereum. E che forse sta iniziando a giocare a carte scoperte, in una situazione non proprio delle migliori. Quindi andiamolo subito a vedere. Dunque, partiamo proprio dall'articolo. Ci troviamo su Cointelegraph, versione inglese, articolo uscito il 7 giugno 2022, lotta per l'anima del Web3. Vi invito a fare, man mano che andiamo ad analizzare questo articolo, a fare estremamente attenzione alle parole utilizzate, perché sono parole che non sono messe lì a caso, a mio avviso. Poi, ripeto, io un pochino l'anima complottista ce l'ho. C'è anche da dire che in una situazione come questa, comunque, le parole hanno un peso e quindi le parole che vengono utilizzate, a mio avviso, sono degne di nota. Lotta per l'anima del Web3, abbiamo detto. Cosa c'è dietro l'abbraccio di Buterin dei gettoni dell'anima? Quelli che si chiamano poi gli SBT? Garantire il dominio di Ethereum? Un contraccolpo contro gli NFT? Creare un mondo migliore? Bella domanda. Vi anticipo che a metà maggio, proprio nel momento in cui Luna si accingeva a perdere la sua dominance, quindi a crollare, e ricordo, andiamo a vedere dopo il crollo di Luna, ovvio, tutto il mercato alla fine, il 60% del mercato delle blockchain, quindi delle crypto, delle altcoin, quello che è la DeFi, è in mano ad Ethereum. Non mancano scenari visionari su come potrebbe svolgersi Web3, ma uno degli ultimi Decentralized Society, sappiamo da tempo che Vitalik e Ethereum volevano diventare il Web3. E io sono sempre stato favorevole a questo, ma con un filo, un pizzico sempre di paura, perché sappiamo che la tecnologia blockchain è fantastica da un lato, ma dall'altro, a seconda dell'utilizzo, può diventare veramente demoniaca. In questo caso, vediamo che cosa stanno dicendo. Allora, uno degli ultimi Decentralized Society Finding Web3 Soul, un articolo pubblicato a metà maggio da Glenn Whale, Pooya Olwaver, come si pronuncia, non ho idea, e Vitalik, è vicino, è diventato, vabbè, qui un po' di pazienza per le traduzioni, cerco di renderle meglio, è diventato uno dei primi 50 articoli più scaricati sulla piattaforma di ricerca accademica SSRN. In che tipo di società vogliamo davvero vivere? Una basata sulla finanza o una basata sulla fiducia? Questo è l'incipit. E fin qua, ok. Gli autori illustrano come i soul bond, quindi gli SBT token, quindi i token anima, occhio di nuovo, ripeto, alle parole, non trasferibili, quindi i token non trasferibili, che rappresentano gli impegni, le credenziali e le affiliazioni di anime. Possono codificare le reti di fiducia dell'economia reale per stabilire provenienza e reputazione. Questi SBT sembrano essere qualcosa di simile a curriculum vitae basati su blockchain, mentre le anime sono le persone o, in senso stretto, i portafogli crittografici degli individui. Soul possono essere anche istituzioni, quindi le anime possono essere persone o istituzioni, come la Columbia University o la Ethereum Foundation, eccetera. Immagina, dicono gli autori, un mondo in cui la maggior parte dei partecipanti abbia delle anime, quindi wallet, ognuno di noi è un'anima, secondo questa teoria, anime che memorizzano questi SBT, questi token, corrispondenti a una serie di affiliazioni, appartenenze e credenziali. Ad esempio, una persona potrebbe avere un'anima che rappresenta credenziali educative, storia lavorativa, hash dei loro scritti o opere d'arte. Nella loro forma più semplice, questi SBT possono essere autocertificati, continuano gli autori, simile a come condividiamo le informazioni su noi stessi nei curriculum vitae.
Il vero potere di questo meccanismo emerge quando gli SBT detenuti da un'anima possono essere emessi o attestati da altre anime, che sono controparti di queste relazioni. Queste anime controparti potrebbero essere individui, aziende o istituzioni. Ad esempio, la Ethereum Foundation potrebbe essere un'anima che emette SBT alle anime che hanno partecipato a una conferenza degli sviluppatori. Un'università potrebbe essere un'anima che rilascia ai suoi laureati degli attestati, o uno stadio lascia gli SBT ai suoi fan di lunga data. Quindi vuole codificare sostanzialmente le relazioni sociali di fiducia. Da dove nasce questa cosa qui, prima di andare avanti? Andiamo a vedere, prima di tutto a spiegare un attimo, perché l'articolo, mi rendo conto, non è per niente semplice. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di anime, quindi persone, e con anime si intendono i wallet delle persone, che diventano di fatto, ogni wallet, un tutt'uno con la persona, per quello le chiamano anime, perché ogni persona diventa un tutt'uno col proprio wallet, perché c'è la transazione verso la digitalizzazione e decentralizzazione delle persone. Quindi si entra di fatto nel mondo tecnologico. Ogni persona, ogni anima viene imbrigliata all'interno della blockchain. Quindi capite, iniziate a capire perché mi faccio determinate domande. Vengono rilasciati poi questi SBT, questi gettoni, questi token dell'anima, a queste anime, quindi a queste persone. I nostri wallet, noi collezioneremo SBT in base a che cosa? In base alla reputazione, non più a livello finanziario, perché ricordo, questi token non sono trasferibili. Nasce dal fatto che gli NFT, quindi quelli che si chiamano i certificati di proprietà, perché la tecnologia NFT certifica su blockchain che cosa? La proprietà di un asset, ed è una proprietà chiaramente trasferibile, perché dove c'è la proprietà la si può anche trasferire. Se io domani voglio vendere la mia casa, cedo il mio contratto, cedo il mio NFT di quella casa. Quindi si tratta di una tecnologia, di un qualcosa che si può trasferire in questo modo qui. Nel caso degli SBT, ricordo che attualmente pare non ci sia nulla di concreto dietro, però sappiamo che in genere quando si fanno claim o si parla di determinati argomenti è perché dietro c'è già almeno una beta costruita. Vediamo poi che cosa succederà. Sostanzialmente io ottengo, creo questi gettoni reputazione che non posso cedere ad altre persone, o meglio, da quello che ho capito, non si possono trasferire come il certificato di proprietà, perché indicano la reputazione della persona. Quindi questi token vengono generati di volta in volta e legati alla persona in questione, rispetto agli NFT che sono mintati, costruiti una volta e poi trasferiti da persona a persona. In questo caso, puntando invece non al valore economico di un qualcosa, di un oggetto, di una proprietà, qui si va a lavorare alla reputazione di quell'anima. Quindi se quell'anima è brava, cioè fa determinate azioni, ha determinati SBT. Mi laurea all'università, avrò l'SBT che certifica che io mi sono laureato con quei voti. Ho lavorato presso diverse aziende, perfetto, ho gli SBT che certificano che io ho lavorato in quelle aziende. E queste cose qui ovviamente non sono trasferibili, non posso trasferire il mio diploma o la mia attività lavorativa, cioè la reputazione, l'experience che ho guadagnato nel tempo. Quindi ogni persona avrà questa sorta di gettone di reputazione. Se fai determinate cose, hai quel gettone. Quindi, appunto, laurea, lavoro, ho comprato determinate cose, ho guadagnato reputazione. Ecco perché parla di fiducia e non più, quindi diverso da finanza.
con gli NFT siamo ancora nel mondo finanziario, cioè abbiamo ancora un valore delle proprietà private, eccetera. Qua invece si parla di fiducia, dove ogni persona è siglata sostanzialmente a seconda della sua reputazione. Se tu sei cattivo, sei una persona cattiva, se tu sei buono, sei ok. Quindi questi SBT vanno a fare questa roba qua. Cosa ne pensa del il mercato di questa storia? La maggior parte di persone sono favorevoli. La maggior parte di persone sono proprio favorevoli a questa all'adozione di questo SBT. Altri invece ci vanno contro, quindi vediamo un attimo cosa viene fuori. Allora, qualcuno dice che Vitalik vive poco nel mondo reale, molto più sul digitale, che dovrebbe capire che determinate cose, ecco qua, mancanza di comprensione del mondo reale, come funzionano. La peggiore idea di sempre, qualcuno dice. Anche se una cosa così può veramente funzionare, è comunque la peggiore idea di sempre. Quello che Buterin vuole implementare è un record permanente, vincolante, per tutte le persone sulla blockchain, cioè vuol dire legare ogni anima, di nuovo, usiamo le parole giuste, ogni anima alla blockchain, imbrigliarla all'interno delle blockchain. Ecco qua, questa è un'altra cosa che io voglio sottolineare, perché una parte buona ci può anche essere, però ragioniamo bene su determinate cose, soprattutto alla luce di ciò che è successo nell'ultimo periodo al World Economic Forum, la storia di Chainlink. Vediamo un attimo qui, infatti. Un'affiliazione, un attestato, sorge una domanda sull'un'affidabilità di tale input, cioè chi certifica effettivamente questi SBT? Cioè come si va a certificare quell'input? Possiamo aumentare i livelli di affidabilità, dicono, dei dati attraverso oracoli decentralizzati. Ma dovremmo riconoscere che quei dati dipendono ancora dall'affidabilità collettiva di quegli oracoli. Come si fa per portare a termine tutta questa roba qui? Chi certifica, tra virgolette, questa roba qui, cioè chi mi dice e costantemente supervisiona tutta questa roba qui, sono gli oracoli. Perfetto. Ripeto, questi SBT non hanno alcun valore economico. Cioè sono solo dei come fossero dei gettoni di presenza, dei gettoni in questo caso di reputazione, che attestano che io ho fatto una determinata cosa e che quindi posso fare determinate azioni se ho fatto quella cosa lì. Quindi vanno a dare un ok alle mie esperienze di vita. Quindi sostanzialmente devo portare su blockchain la mia vita. Il primo passo verso poi quella che è la transazione, secondo me, la transizione verso l'effettivo metaverse, a mio avviso. Poi oracoli. Sappiamo attualmente che l'oracolo principale però risulta essere Chainlink, che è risultato essere estremamente correlato al mondo della finanza tradizionale. A questo punto la mia domanda è, visto che Chainlink è anche uno dei maggiori oracoli su Ethereum e su comunque la maggior parte di DeFi, la mia domanda è, ma se queste persone qui gestiscono gli oracoli che supervisionano tutta questa roba qua, forse non stiamo facendo altro che cadere nella trappola del topo. Il documento discute anche nuovi modi di pensare alla proprietà. Secondo gli autori, è improbabile che il futuro dell'innovazione immobiliare si basi sulla proprietà privata interamente trasferibile. Vuol dire che è improbabile che in futuro ci sia una proprietà privata, sostanzialmente, che si può trasferire da persona a persona, da proprietà a proprietà. Al contrario, discutono della decomposizione dei diritti di proprietà, come il permesso di accedere a risorse private o controllate pubblicamente, come case, automobili, musei e parchi. Domanda: ma la DeFi, la blockchain, non si poneva l'obiettivo di dare la proprietà delle proprie coin, della propria finanza alle persone? Come mai qui invece stiamo parlando di decomposizione dei diritti di proprietà e quindi accedere a risorse private o controllate pubblicamente? Gli SBT potrebbero concedere diritti di accesso a un parco o anche a un cortile privato che sono condizionali e non trasferibili. Ad esempio, posso fidarmi che tu entri nel mio cortile e lo usi a scopo ricreativo.
Ma ciò non implica che mi fidi che tu concederai in sublicenza quel permesso a qualcun altro, osserva il giornale. Ecco perché non sono trasferibili. Cosa vuol dire? Vuol dire che mentre l'NFT certifica la proprietà e io lo posso cedere a qualcun altro, qui si parla di SBT come gettone che certifica la tua reputazione e che di conseguenza ti permette di accedere, per esempio, a determinate strutture private, come può essere il nostro cortile di casa, come può essere casa nostra o piuttosto che altro. Cioè, capiamo che stiamo andando all'estrema, tra virgolette, decentralizzazione dal potere centralizzato, che però a mio avviso è sempre comunque dietro, presente. Estrema decentralizzazione con estremo, tra virgolette, comunismo, dove tutto è di tutti e niente è di nessuno, apparentemente. Mi pare di capire. Poi magari sono io che leggo o interpreto male, però a me sembra di vedere questa cosa qui. Mi sembra di vedere anime, persone imbrigliate all'interno della blockchain, che ricevono una sorta di credito, come il credito cinese, a seconda se fa il bravo o il cattivo. Vi suona familiare? Le CBDC, tutte queste cavolate qua. Semplicemente un token di reputazione che dice sì, tu hai fatto questo, tu hai tutti i dati di ogni singola persona su blockchain, quindi online, quindi accessibili obiettivamente a chiunque. A me sembra una totale violazione, tra virgolette, della privacy e della proprietà privata. Cioè, mi sembra andare proprio incontro a quella che è l'agenda 2030. Ad oggi la mia scelta è stata uscire dalla finanza decentralizzata tutta e concentrarmi su asset quali il Bitcoin in criptovalute, quindi nel mondo delle cripto. I progetti, perché questo è il mio vero obiettivo. Non è più stare lì e seguire la monetina piuttosto che l'NFT, questo e quell'altro, ma creare, perché il vero asset, la vera potenzialità è nella blockchain. Ed ecco perché sono uscito con Freebirds Tribe, ecco perché vogliamo contrapporci. Tra l'altro è incredibile il tempismo, escono queste qua sulle soul imbrigliate all'interno della blockchain e contemporaneamente esce il nostro progetto Freebird Tribe, con le anime libere, le free soul. Quindi andiamo a creare proprio questo conflitto epocale tra i due versanti. Però è così che bisogna, secondo me, agire, cioè bisogna utilizzare il buono che c'è di questa tecnologia per costruire realmente e cercare di combattere realmente per le nostre libertà. Fammi sapere che cosa ne pensi nei commenti, sono molto curioso di avere diversi punti di vista. Spero di non essere stato troppo complottista, però queste sono le mie preoccupazioni. Come sai, io in tutta trasparenza cerco di dire sempre la mia visione, giusta o sbagliata che sia. Condividi questo video se ti è piaciuto, lascia un bel mi piace, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto. Ci vediamo nel prossimo video. Grazie per essere stato qui con me. A presto.